Erano giunti i giorni del Natale, portando profumi di zucchero, di pino, di mele, di freddo. Nella casa contadina le donne preparavano nel fuyot il sugo per condire le pezze del bambino. Anche nella villa della signora Lucia si aspettava il Natale. Nella sala buona, dove ci si radunava solo nelle grandi occasioni, i bambini preparavano il loro presepe, mentre fuori cominciavano a cadere i primi fiocchi di neve. Guarda com'è bello questo pastore. E ci sono anche le pecore. E c'è anche la Madonna e San Giuseppe. E il bue e l'asu. Il bue e l'asu. Sì, ma il bue e l'asu. Ma tu ti sei ricordata di andare a prendere la marogna dal fabbro? Sì, e ci verranno tante belle montagne che ti sembrano vere. Io sono andata a prendere il muschio nel fosso, al favana frigge. Faceva altro che freddo, a suma d'inverno. Ma chiedi un po' al nonno se gli piace il presepio. Sì, ti piace il nonno il presepio di cartone? Sì, è bello anche il nostro. Poi a mezzanotte andremo a messa. E là in chiesa vedremo un altro presepio, non fatto come il nostro con le statuine di cartone, fatto con le statue di gesso. Oh, le statue di gesso del prete. Cosa? E perché Ancesa, usciur prevost, Tiziani, al fa in presepi con le statue di gesso belle alte, sono belle anche queste, ma quelle sono belle alte e tutte colorate. E noi tutti gli anni andiamo a vederla, anche stasera andremo a vederla. Vabbè nonno, ma anche il nostro presepio è bello. Ma sì. L'avete fatto voi, eh? Ma in chiesa, in chiesa c'è il presepio con le statue di gesso. C'è Gelindo. Gelindo? Sì, il pastore che arriva da lontano, che guarda lontano. Lui è sempre Gelindo, sempre con le sue mani sulla fronte. A cercare nel cielo la stella cometa lontana. E poi anche se l'uomo che dorme, il dormiente, detto il dormiente. Dormiente. Non so niente perché dorme, forse sogna. Sognerà, sono tutti intorno che parlano, ridono, scherzano e lui dorme. Sarà il sonno dei giusti probabilmente. Ma chissà. Chissà. E c'è il fabbro con il grembiule, la forgia e il martello. E c'è il calzolaio che batte sulla sua pietra per preparare il cuoio. E poi? E poi? E poi. In un angolo del presepe c'è una donnina vestita d'azzurro. Una donnina che porta una cesta piena di frutta. Una donnina turchina. E ci sono i pastori? Ma si capisce, certo che ci sono i pastori. C'è quello che porta sulle spalle l'agnellino nella stalla, poi c'è la bargiera che fa il burro con il barlarò e c'è la sua amica che porta la paglia nella stalla per far mangiare il bue e l'asinello. E arriva il viandante dal lungo mantello che cammina, cammina e dal ruscello le lavandaie vanno a lavare i panni. Quante belle statue! Sì. Quante belle, c'è anche il ragazzetto del Basu, C'è il ragazzetto del Basu. E poi arriva anche l'uomo con il rastrello, che guarda sempre Antlaria, chissà perché. Guarda per Vighi la Niura Boida, forse. Ah. La Niura Boida! Osa. Ma la Neuraboida, ma è quella che porta il temporale? Sì, è quella che porta il temporale. No, lui guarda la stella cometa. Ma nonno, ma dimmi un po', ma col fiolot, con la botticella del vino che strambala un po'? Strambala, che esagerazione. Non strambala. L'avrà buina guta, dvegna, gutegna, dvegna. Gli avrà gavato con la povera fiolotta del fiume. Ma nonno, ma se disi? C'è un bell'omone in bel umore con i baffoni che porta sulle spalle
Una fascina pesante, pesante. La statua dell'uomo con la fascina è bellissima. È bellissima, sì. È molto bella anche la statua dell'uomo con la lanterna, sì. Che cerca, ma chissà cosa cerca. Ma chissà. E chi lo sa? E se guardate là lontano nel sentiero, c'è una donnina, piccina, con un viso così sorridente, che porta la brocca dell'acqua. Madama Piccinina. Lei proprio lei, esatto, lei Madama Piccinina, e lei ride. E poi, se guardate in un angolino, vedete anche l'ancella che porta le stoffe preziose. E poi vedete che è accompagnata dal negretto. È così nero, ma così nero che sembra fatto di cioccolata. Davvero? Sì. Buono il negretto di cioccolata. Ma non si mangia il negretto, Il negretto guarda Rebecca che porta i doni preziosi. E in un altro angolo della casa, se guardate bene, c'è la nonna che fila la lana, che parla insieme alle donne con i biscotti, E arriva Teresa. Arriva Teresa con una cesta con un pane fresco, ma così profumato, che sembra appena uscito dal forno. Che buoni biscotti, poi? E poi? E poi, dal lontano, misterioso oriente, arriva il profeta. Il profeta, sì. E finalmente, San Giuseppe, col suo mantello e il suo bastone. E accanto a lui, la Madonna, così serena. Col suo viso così luminoso. La Madonna e San Giuseppe. Cosa? Poi se smentia l'angelo con le sue ali d'argento. L'angelo. È importante. L'angelo e i pastori suonano. E se state ad ascoltare bene, potete sentirli suonare davvero. Ascoltate. Non siamo uscite dalle botteghe dei grandi artisti. Siamo bruttine, a volte facciamo anche sorridere. Abbiamo gli occhi fissi sorridenti e i vestiti troppo colorati per essere veri. Passiamo quasi tutta la nostra vita rinchiusa nelle scatole e solo per 2 o 3 settimane ci mettono fuori a dar spettacolo. E se invece non fosse vero? Vi sveleremo il segreto, a condizione che ciascuno prometta nel proprio cuore di non svelarlo mai. Dovete dunque sapere, cari amici, che nelle scatole dove ci rimettete subito dopo l'Epifania, ci rimaniamo solo pochi giorni. La notte dell'11 gennaio, zitte, ce ne andiamo via,
Quando spunta il sole, ecco che ciascuna di noi comincia a crescere e si confonde tra la gente. Alcune delle persone che voi incontrate durante l'anno sono in realtà delle statuine in libertà, che continuano a fare in silenzio il proprio lavoro con il sorriso sulle labbra, incapaci di agire male e piene di gioia. Viviamo in questo modo fino a novembre, San Martino, quando tutti ritorniamo nelle nostre scatole. Tanti hanno l'abitudine di usare scatole con grosse serrature e così tante di noi non possono liberarsi. Riponeteci in un luogo più comodo, anzi, nel luogo più ampio e più aperto che ciascuno di voi possiede, e così potremo più facilmente uscire e riempire il mondo.